Il precariato dei docenti e anche del personale amministrativo, dei docenti nella scuola ha raggiunto delle dimensioni veramente ragguardevoli, appunto si parla di 200.000 precari e la cosa più allarmante che sta succedendo in questi ultimi 2 anni è proprio il fatto che sono diminuite le quote di stabilizzazione, si sarebbe detto negli anni, di immissione in ruolo dei precari, in presenza di un aumento della popolazione scolastica. Ecco che queste due situazioni insieme provocano una prevedibile aumento, ulteriore aumento del precariato. E allora quale strategia è possibile adottare? La strategia del passato avrebbe tenuto se la diminuzione della popolazione scolastica fosse continuata. E quindi con quote sempre maggiori di stabilizzazione dei precari, nel 2007 si è arrivati fino a 50.000, in un lasso di tempo non lunghissimo ci sarebbe stata una così inversione di tendenza. Oggi non solo non c'è questa inversione di tendenza, ma l'attuale 20%, perché tanto ammonta la quota dei precari rispetto all'universo dei docenti, e in presenza di questi due fattori è destinata ad aumentare. Né d'altro canto il regolamento sulla formazione, che prevede altre tipologie di reclutamento per i docenti e che prevede anche una programmazione del fabbisogno, potrà dare una risposta nel breve e nel medio termine. Se tutto andrà bene, darà una risposta nel lunghissimo termine. Allora, che fare? Indubbiamente tutte le tipologie contrattuali che ci sono state in questi anni, appunto, reggevano in presenza di una ipotesi di conclusione di questa vicenda, cioè a fronte di un minor fabbisogno la maggiore stabilizzazione avrebbe portato i precari a diminuire e ad avere la stabilizzazione. Essendo saltata questa ipotesi, ecco che le tipologie contrattuali sono quelle che vanno cambiate. Non è più pensabile continuare ad avere rapporti di lavoro così temporanei per un lasso di tempo così breve, addirittura inferiore all'anno nel caso di contratti fino al termine delle attività didattiche o annuali, quando c'è l'assoluta certezza che quel rapporto di lavoro con quel docente precario durerà almeno 3 anni, se non 5 o di più. Ecco che dovranno essere trovate queste nuove tipologie contrattuali a 3 a 5 anni, perché è questa la realtà. Questo non risolve di per sé il problema, però tempera notevolmente così la pressione sulla categoria, perché oggi nel 2010 il precariato ha un'età media per i maschi di 40 anni e per le donne di 37. Questo significa che nella carriera del docente grosso modo i primi 15, se non 20 anni, sono in una situazione di precariato, in una situazione di mancanza di stabilità, in una situazione di indeterminatezza del rapporto. Ecco, è un periodo troppo lungo, significa destinare i giovani laureati tutti a questo lungo tunnel, lunghissimo, il cui percorso molte volte è prolungato dai fattori, dalle variabili che intervengono successivamente. Mentre invece serve esattamente il contrario, serve utilizzare meglio le risorse professionali più giovani, e serve proprio in presenza del rinnovo degli ordinamenti poter contare con una maggiore stabilità, considerato che la totale stabilità ha dei costi notevoli, ma
con una maggiore stabilità proprio di queste forze, proprio dei neolaureati. Ecco, in questo credo che sia necessario un cambio di strategia che è collegato anche con il cambio di ordinamento che c'è stato nella secondaria superiore. Cambio di ordinamento con dell'ordine liceale, del tecnico, delle professionali non possono essere visti soltanto in una dimensione di razionalizzazione delle risorse. Certo, la razionalizzazione delle risorse è importante, ma va anche visto come investimento nelle giovani generazioni dei docenti e quindi nell'offrire un contesto che sia poi in relazione con le innovazioni che il nuovo ordinamento dà. Un contesto del loro rapporto di lavoro e un contesto così di una situazione non disperante come appare a tanti essere quella attuale.